Questa settimana cominciamo un piccolo spaccato sulle ladies del calcio, parlando naturalmente dell'Arezzo Calcio Femminile, che tra l'altro sta andando molto bene. Vogliamo presentarvi le varie ragazze che fanno parte dell'equipe, cominciando dalla portiere, dal portiere. Una delle due, sì certo, una delle due. Eh, io sono un nuovo acquisto e eh... Sono Alicuao Marina, attualmente ho 26 anni, stiamo iniziando ad andare verso i 30. E niente, io ho iniziato a giocare a calcio che avevo forse 5 anni, ho un ricordo di mio padre che mi porta al campo, lui è un portiere, un ex portiere e da lì è stata tutta un'altra fila, ho giocato in varie società, mai come portiere perché in realtà ho iniziato all'età di 12 anni a giocare in porta, quindi ho iniziato un po' tardi. E ho iniziato nelle giovanili del mio paese per poi finire a Vittorio Veneto, io sono bellunese, da Vittorio Veneto sono andata a Verona, ho fatto un paio di anni a Verona con la prima squadra del Verona femminile in Serie A, poi varie rappresentative nazionali e regionali, quindi Pordenone, poi da Pordenone sono tornata a Verona. E ho giocato a Trento un paio d'anni e attualmente sono qua. Senti, eh, quando giocavi in, in Serie A, eh, che impressione avevi? Beh, io ero una ragazzina ai tempi, avevo 14 anni, ero il terzo portiere, quindi io avevo davanti dei simboli del calcio di quegli anni lì, cioè, ho giocato insieme a Gabbiadini, Girelli, ho giocato insieme a Boni, gente che comunque quegli anni lì stava cambiando il calcio, già a quei tempi stava cambiando il calcio. L'impressione era quella di una ragazzina che si ritrova a giocare con degli idoli, perché francamente era quello, io conoscevo loro solo di nome, quindi mi sono ritrovato in questo ambiente a viverlo. E mi ha aiutato molto a crescere perché, se sono la giocatrice di adesso, lo devo molto a certi tipi di elementi e a certe compagne di squadra che mi hanno aiutato molto. Che tipo di portiere sei? Comandi la difesa? Sei autoritaria? Che tipo di portiere sei? Come direbbero la mia compagna di squadra, un picoglioni se si può dire. Sì, sì. Io parlo tanto e questo è d'aiuto alla squadra. E penso anche che sia una delle caratteristiche più importanti di un portiere: deve saper guidare, saper dare una mano ed è una cosa fondamentale. Prima di tutto, un portiere deve saper parlare, poi si può anche pensare a parare. Che cosa è cambiato in questi ultimi due o tre anni, visto l'interesse che sta assumendo il calcio femminile? Ma sicuramente c'è stato un interessamento da parte delle società maschili e questo ha portato a un cambiamento sia nelle società sia nei, nelle strutture e sia anche nel, nell'impostare il lavoro. Quindi c'è stato sicuramente un passaggio verso il professionismo che pensiamo e speriamo anche che possa arrivare in un futuro abbastanza breve. Una spinta importante l'ha data la nazionale femminile. Che giocando come stava giocando ha entusiasmato. Sì, questo ha portato sicuramente un cambio a livello mentale anche da parte di persone che non seguivano il calcio femminile fin dall'inizio e quindi ha aiutato un po' la visione sostanzialmente, c'è stata più visione e quindi ha portato anche a nuovi sponsor e attualmente a quello che è stato il passaggio. Forse prima no, ma oggi. E ci sono delle giocatrici importanti sul fe campo femminile che stanno raggiungendo, eh, sono ricercate, stanno raggiungendo anche delle quotazioni abbastanza importanti. Questo è un cambiamento già. Sì, no, infatti come si diceva prima, probabilmente con l'avvento del maschile ha aiutato molto a fare questo cambiamento e quindi ovviamente c'è un interesse diverso da parte di di sponsor piuttosto che di procuratori di società anche a livello estero e quindi hanno portato anche a un, un, um, un aumento e a un grado di a un passaggio diciamo di testimone. Ecco, se prima si pensava ad allenarsi tre volte alla settimana in, in un campo piuttosto che in un altro con delle attrezzature che magari erano usate da altre tante società, Adesso si pensa più al femminile come a un cambiamento, come a un'ottica futura che può portare sicuramente a uno sponsor e a un guadagno anche da chi c'è intorno. Ci sono molte giocatrici, perlomeno nel campionato di Serie A e Serie B, eh, che sono forti anche tecnicamente. Ma paradossalmente dicono, fanno tutti questo paragone, dicono sempre che le femmine sono più lente. Uh, sono dell'idea che in realtà il calcio maschile è una cosa, il calcio femminile è un'altra e noi facciamo il nostro per emergere per come siamo, possiamo essere più lente, cioè magari chi sì, chi no, ma paradossalmente probabilmente siamo più tecniche. C'è un, un idolo nella tua vita tra i portieri? Eh, io ho una fedenterista, quindi per me l'idolo è Giulio Cesar. Io da bambina, quando ero un po' più piccola, ho seguito l'Inter negli anni, nell'anno del triplete, per me non c'è portiere al momento. Cioè, io sono idolo e idolatravo tuttora Giulio Cesar. Senti, tra le... Il calcio fem... nel calcio femminile c'è delle... E delle giocatrici che giocano in porta che, sono particolarmente, che attirano particolarmente la tua attenzione. Eh, io ho un amore platonico, se così si può definire, per il portiere della Fiorentina femminile Katia Schofnegger. Cioè, per me non è, è proprio un passaggio, a un livello di attenzione anche a giocare con i piedi. È quasi un libero e dà, secondo me, una tranquillità alla squadra che pochi portieri nel femminile danno. Senti, eh, come ti sei trovata nell'Arezzo Calcio Femminile? Cioè, vuoi sapere come ci sono arrivata o come mi sono trovata ora? Uguale, tutte e due, dimmi quello che vuoi. Ma allora, ci sono arrivata in realtà un po' per caso, nel senso che col mio procuratore si stava valutando varie opzioni e avevo un tempo breve, dovevo scegliere in fretta e mi è arrivata questa proposta che ho praticamente. Fatto, cioè ho, ho fatto la scelta così su due piedi, l'ho sentita e ho detto proviamo, io par parlando sempre non, ho mai, non sono mai scesa in Serie C, è la prima volta, la prima esperienza in, una categoria, in questa categoria e credo che al momento i primi due mesi siano stati intensi perché c'è stato sicuramente un cambio per quanto riguarda me sia a livello tecnico che tattico e quindi si sta lavorando per fare meglio quindi io tuttora non ho niente da ricriminare, mi trovo bene, sto bene Poi hai delle compagne che mi sembrano almeno da fuori veramente simpatiche No, abbiamo un buon gruppo abbiamo un buon gruppo e questo sicuramente ha influito e influisce anche in campo, ci si aiuta ci si dà una mano, se ci sono dei problemi si risolvono alla base ancora prima di, mh, di creare di, eh, o far sì che il problema diventi più grosso quindi cioè, ci si trova bene, si sta bene, questo è importante. Domenica è una partita. Cioè. Eh, domenica sarà tosta, ma noi lavoriamo di settimana in settimana, quindi, per fortuna, nel cioè, per fortuna, nel calcio si gioca una volta a settimana, quindi abbiamo modo di fare sempre meglio. Hai un gran presidente, eh, sicuramente tiene molto a voi eh, che voi vinciate. Perciò credo che tu abbia trovato l'ambiente giusto dal, da un punto di vista, anche perché hai fatto finta di essere vecchiotta, <ride> però in realtà hai 27 anni. Sì, oddio, c'è sicuramente del margine o del tempo ancora per poter vivere di più il calcio femminile, però c'è sempre da fare. Da confrontarsi con la realtà il femminile non ci permette di fare solo calcio e quindi purtroppo come è capitato anche a me un anno ho dovuto scegliere di lavorare piuttosto che continuare a giocare quindi ci sono, ci sono delle società come l'Arezzo Femminile che ci permette o comunque la maggior parte di noi ci permette di fare calcio in modo semi cioè professionista da professioniste e quindi è più semplice però c'è sempre questa incognita, purtroppo. Io mi auguro, come penso a te, che tutto cambi, insomma, perché in realtà lo state facendo con serietà. Questo, questo. Ma certo, allora c'è anche da dire che eh, se le cose si fanno per bene, fatte in modo, seri in modo serio, si possono avere dei risultati, l'ambiente c'è per fare bene, quindi adesso vediamo, vediamo insomma, strada, strada facendo quello che ci riserva il futuro. Siamo con Laura Verdi. Posizione in campo? Centrocampista. Senti, quando ti sei innamorata di questo gioco? Allora, io ho iniziato a giocare che ero piccola, però ho iniziato, diciamo, nel campetto davanti a casa che era una piazza, non era un vero e proprio campo con l'erba, col mio babbo perché si usciva fuori il giorno dopo scuola e mi tirava questo pallone e io mi divertivo a palleggiare, a tirare, a parare anche qualche volta e quindi ho iniziato così diciamo poi lassù da noi non c'erano squadre in Casentino io sono di Prato Vecchio e però vengo da un paesino piccolo che è sopra Prato Vecchio che si chiama Casalino e non c'erano squadre di calcio femminile perché una ventina d'anni fa non era il calcio femminile che è oggi quindi se volevi giocare dovevi andare in una squadra di ragazzi e io non me la sentivo. Poi giocavo a tennis quindi ho lasciato inizialmente la cosa al campetto finto davanti a casa. Una cosa importante eh, è che ora sta cambiando il tempo. Sì, assolutamente, eh, sicuramente con l'avvento delle squadre maschili professioniste con le varie acquisizioni dalla Fiorentina alla Juventus alla Roma, Milan Inter questo ha portato tanti vantaggi soprattutto a livello di conoscenza del calcio femminile cosa che prima non era ecco così so sotto gli occhi dei riflettori come oggi appunto con, con l'avvicinamento di queste società professionistiche senti ma allora tuo babbo ti portava a alla partita, a qualche partita te l'ha fatta vedere? Eh certo, noi siamo tifosissimi della Fiorentina, quindi io l'ho vista dai tempi di Batistuta che è il mio idolo. In poi anche ora quando ho una domenica libera se la Fiorentina gioca in casa la priorità è andare a vedere la Fiorentina. Siamo anti-Juventini, come tutti i fiorentini, quindi no, no, il calcio io l'ho sempre guardato ma l'ho sempre seguito anche a livello locale. Mio babbo faceva le telecronache per il Poppi e quindi la domenica mi portava con sé a vedere le partite. Le radiocronache, non le telecronache. Portava con sé a vedere le partite e mi divertivo. Quindi io l'ho sempre seguito proprio calcio a 360 gradi. Senti, allora chi ti piaceva come centrocampista quando all'epoca di Battistutta che andavi allo stadio? Non che mi. Mi paragoni a lui perché sarebbe una bestemmia, ma ai tempi di Battistuta c'era un certo Rui Costa che, insomma, non c'è bisogno che lo dica io chi era e cosa faceva, quindi sì, lui, dai, diciamo lui. Senti, eh, parlando di calcio, eh, mi sembra che questa cosa abbia preso una, la strada giusta nel momento che la nazionale di calcio ha avuto quegli ascolti e quella visione incredibile. Sì, anche quello sicuramente ha aiutato perché il fatto di vedere le partite in televisione, il fatto di iniziare a sentir parlare appunto di giocatrici non soltanto da parte di chi gioca a calcio ma dalla gente comune che perché ha visto su Rai 1 piuttosto che su Rai 2 la partita, è, sono tutte cose che, che aiutano lo sviluppo di un movimento che, che ne ha tanto bisogno. Ecco. Anche perché mi immagino che qualcuna, naturalmente, anche tra di voi ci sono quelle più brave, quelle che si mettono più in evidenza, anche se in realtà è una squadra e se sì, devono essere tutte brave. Sì, sicuramente. Eh, però il fatto di comunque di investire su uno sport, ora in questo caso sul calcio. Eh, aumenta anche il livello dei preparatori, il livello degli allenatori, il livello delle strutture e di conseguenza dà la possibilità alle giocatrici che veramente hanno voglia di fare uno sport per migliorarsi, per, eh, insomma, per, per allenarsi seriamente di poterlo fare. Quindi se non ci fosse tutto quello che sta iniziando a esserci dietro non ci sarebbe neanche la possibilità di, di migliorare tutto al solito passo. Ecco. Chi c'è in Serie A nel calcio femminile che ti piace parecchio e che gioca nel tuo stesso ruolo? Ma, eh, mi piace eh, Giuliano Della Roma, è una centrocampista e eh, mi piace che ha dei bei piedi e anche un bel senso della posizione, quindi se mi capita di guardare una partita di calcio femminile raramente non, non lo seguo tanto, però ecco lei mi, mi piace. Che numero hai ah, in campo? Ora attualmente il 13. Senti, è eh, un campionato difficile quello di Serie C, però avete anche un grande presidente eh, che tiene molto a voi. Sì, eh, il campionato è difficile, è tosto. Il livello si è alzato molto per i motivi che abbiamo detto fino ad ora, però ci sono tutte le condizioni per, per fare bene perché appunto. Presidente, la società non, non ci fanno mancare veramente niente, eh, quindi te devi solo pensare a venire al campo, allenarti al meglio delle tue possibilità e altrettanto fare la domenica, proprio perché ecco, di tutto il resto veramente non manca niente. Se tu dovessi dire le tue caratteristiche, ecco io sono questa, che cosa diresti? Eh, sono una persona che si impegna parecchio quando fa le cose, cerca di metterci proprio sempre il massimo dell'attenzione, il massimo dell'impegno. Ho tante cose da migliorare perché non avendo fatto scuole calcio, niente, non sono tanto tecnica, diciamo, però me la cavo insomma col destro, col sinistro. Poi corri molto. Corro abbastanza finché ce la faccio, ancora per poco, eh. non è che durerà in eterno, però ecco questo. Senti, eh, come ti sembra eh, anche e soprattutto l'armonia che avete voi? Sì, le, la squadra è, è fatta da persone che vengono da realtà molto diverse. Alcune ci conoscevamo già da anno scorso, altre invece si sono aggregate quest'anno, quindi come tutte le cose diverse si devono amalgamare e mettersi insieme, però sono tutte ragazze tranquille in gamba, quindi credo non ci saranno problemi a formare una squadra vera e propria. Quando scendi allo stadio in campo eh, anche le avversarie penso si siano un po' intimorite perché non ci sono grandi stadi nel campo. No, assolutamente. Giocare allo stadio Arezzo è, è una bella emozione quando si fa il tunnel che si entra poi in campo, il cuore batte insomma.